Allora, ragazzi, 16 luglio, stiamo come ieri. Per quanto riguarda le notizie, io vi posso dire, su En-Nesyri sto aspettando aggiornamenti. È un calciatore, lo ripeto, che piace a Daniele De Rossi. So per certo che la Roma ci sta provando. Ieri era un giorno da dentro e fuori, ma non ho avuto più notizie. Leggo dei 20 milioni, mi sembra un po' troppo, nel senso che la Roma non voleva arrivare a 20 milioni di euro, forse un po' di meno. Il giocatore credo che veramente possa accettare la Roma, nel senso che la Roma è una destinazione gradita. E poi per quanto riguarda Sule, io vi dico che mi dicono che a fine settimana ci potrebbe essere un'accelerazione su un dentro e fuori, nel senso la Roma proverà a fare una proposta e a vedere la Juve se aprirà a questa cessione, anche perché in questo momento Giuntoli è restio a darlo alla Roma, lo vorrebbe dare ad altre squadre. Ma la Roma spinge a un accordo già col calciatore. Il calciatore vorrebbe venire, perciò vediamo se l'offerta della Roma possa cambiare le cose con la Juventus. Ma a occhio a questo fine settimana per Sulè. E poi, ragazzi, per quanto riguarda il terzino destro, Camelio, che sapete che ha contatti con il procuratore dei Caiote, ci dice che Caiote è stato offerto alla Roma. La Roma lo sta valutando, ma io rimango veramente, veramente incomincio a essere perplesso, ragazzi, perché io posso accettare En-Nesyri a fare la Zemun, posso accettare il secondo portiere Ryan, che in una Roma forte doveva essere il terzo portiere, e va bene. Abbiamo accettato bene Lefè, perché Lefè comunque è un giocatore che mancava come caratteristiche alla Roma, essendo un giocatore brevelino con velocità tecnica, velocità di esecuzione, ma un giocatore che a febbraio fa 25 anni. Llorente, Rennes, dobbiamo dirlo, dobbiamo essere onesti. Poi magari fai buche per terra. Io ho detto, io mi fido dei Ghisolfi e dei De Rossi, perché 23 milioni di euro te devi fidare di loro. Però oggi addirittura dicono, Biafra, non so se mi confermate, a Manasport dice a Roma a centrocampo potrebbe anche non fare nulla, perché a Bove, perché a Pisilli. Cioè, io a Filippo ci credo, perché Filippo è un grande giornalista, è un giornalista per bene, non è un bombarolo, ma se fosse così, ragazzi miei, la Roma non lotta neanche per il quinto posto. La Roma lotta con Lazio, Fiorentina e Bologna per il sesto posto. Io non ve prendo per il culo, ragazzi. Se questo è il mercato, la verità è questa. Io ho detto voglio vedere alla fine, perché poi questi ti sorprendono. Ma se fosse questo, poi Sule, ok, Sule, però Sule e anche En-Nesyri sono due mancini, Dybala mancino, Baldanzi mancino. Anche la squadra come viene costruita, boh, sento Sule potrebbe giocare a sinistra. Per me Sule a sinistra è fuori ruolo. Cioè, io dico una cosa, se questo veramente fosse il calciomercato, io mi aspetto delle parole dure da parte di Daniele De Rossi. Non vi dico le dimissioni, ma mi aspetto le parole dure. Oppure un cambio di società imminente. Cioè, io posso accettare che fai un mercato del genere perché stai facendo un passaggio societario come l'ultimo anno da Pallotta a Friedkin.
E allora posso accettare un mercato del genere. Però vi dico, siccome ieri è uscita la notizia sul controcalcio di PIF, io un pochino mi sono andato a informare da persone molto 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 importanti e ad oggi non risulta una cessione imminente, perché la Leonardi ha parlato, anzi potrebbe essere fatta imminente, credo che al massimo possa essere un paio di mesi, giusto? Fine mercato, diciamo a settembre. Ma ragazzi, se la situazione è questa, l'anima in pace, perché la situazione è tragica, ragazzi. Milan, Juve, Inter, Napoli sono troppo superiori e l'Atalanta per me, ahimè, la dobbiamo mettere superiore alla Roma. Il Bologna che vende i giocatori, il Bologna che cambia Thiago Motta, ci vuole lottare. La Lazio de Noslin, Ciaunate, quello che stanno a fare, secondo me ci può lottare. La Fiorentina di Palladino ci può lottare. Ma ragazzi, ma, non, non, ma ci aspettiamo questo? Cioè, io non mi aspettavo la Roma che poteva lottare per lo scudetto stanno, però cazzarola, io mi aspetto quest'anno. Poi capace pure che io sto a parlare vuoto e fra 2 giorni invece dei Nesiri e di quell'altro annunciano 2 grandi colpi, non lo so, ma se questo che stiamo sentendo corrisponde alla realtà, io sono estremamente deluso e contrariato, perché qui si fanno 3 passi indietro e io mi aspettavo una Roma che non lottasse per lo scudetto stanno, ma magari per la Champions League, una squadra forte che lottasse almeno per la Champions League, e poi magari non ce vai. Ma così neanche ci lotti. Così tu, con questa squadra che stai a costruire, se è vero tutto quello che stai, tu non ce lotti la Champions League. Oh, ragazzi, non ci lotti. È matematico. Se tu vedi il Milan con Pavlovic, Fofana, Morata, via discorrendo, Juve quello che sta a fare, l'Inter la corazzata che c'ha, il Napoli con una partita a settimana e quello che già ha fatto e farà sicuramente, non ci, è finito. Conte, uno, è già. Dalla prima giornata, di solito noi partivamo tutti e comunque pa' Champions ci potevi lottare. La prima giornata così ce l'otti. Vediamo, io adesso voglio dare parola a Cristian perché io rimango alle parole che mi dice la società. Fiducia, stiamo a lavorare tanto, vogliamo costruire una squadra forte in campo e fuori dal campo, però i nomi che stanno uscendo mi tengono contrariati. Cioè la Roma al terzino destro, regà, devi mettere punto, devi prendere Thiago Santos, poi che tu mi prendi Ryan come secondo portiere a me va bene, ma va a fare il progetto giovani, più giovani più forte, più Thiago Santos come terzo destro, e Nesiri se mi deve fare Smoon mi va bene, però poi vamma a prendere l'esterno a sinistra a centrocampo, se posso sentire Roma rimane con Bove, Pisilli, Cristante, e c'è lo stesso centrocampo, cambia solo le fai a posto da cuore, ma stiamo a scherzare, ma ando cazzo andiamo il prossimo anno, ma ando cazzo andiamo, ma ando cazzo andiamo, giocheremo un po' meglio perché giocheremo un po' meglio con De Rossi, per carità di Dio magari ti divertirai che i piccoli, ma ando cazzo vai quando incontri e squadre forti nei big match. Cristian, dimmi la tua. Allora, innanzitutto buonasera Alessio e a tutti voi. E ho ascoltato con molta attenzione il tuo monologo perché lo reputo corretto. Io però voglio dire una cosa in più. Dopo 3 anni ci sono due tipi di strategie che la società può adottare. Una strategia che io dico alla Franco Sensi, dopo che la Lazio vinse lo scudetto, cioè primo mese vado su tre grandi giocatori perché faccio capire alla piazza che quest'anno è roba nostra. E poi c'è la strategia che ha adottato invece Pallotta con Sabatini dicendo tu hai carta bianca per spendere giocatori forti, pronti e costruire in 2 anni la squadra per lottare per lo scudetto. E poi c'è la terza strategia che è quella dei Friedkin, cioè non la so, nel senso che loro al quarto anno non hanno comprato subito un giocatore forte per calmare la piazza. Non hanno in questo momento chiara, secondo me, una strategia di mercato perché siamo arrivati al 15 di luglio e ancora non si è visto nulla. Questa cosa qui non, a me non può dar fiducia e non può piacere. Poi, se al 30 di agosto porteranno
i giocatori che servono per me per lottare tra i primi posti, non per il quarto posto, per lottare tra i primi posti. Poi può arrivare terzo, quarto, secondo, non lo so. Per me questa società sarà sempre insufficiente. E vi motivo la cosa. Perché sono passati 4 anni, perché di proclami ne abbiamo sentiti tanti, perché di umiliazioni ne abbiamo avute molte. Io non so se voi vi ricordate, a parte quella Conference League e un paio di altre partite, le partite in cui siamo stati dominati dall'avversario. Ricordiamoci l'ultima dell'Atalanta l'anno scorso, ma tante altre. Io credo che un sentimento di rivalsa di questi presidenti che hanno la possibilità di investire ci dovrebbe essere. Ad oggi questo non l'ho visto. È preoccupante? Ancora no, mi lascia un po' deluso, sì, perché io mi aspettavo la reazione alla Sensi, cioè dicendo basta, 3 anni non andiamo in Champions, pronti e via, annuncio il terzino destro forte, annuncio un centrocampista forte e poi lavoro eventualmente su Chiesa, su Sulè e su una punta. Ad oggi abbiamo comprato un giocatore secondo me interessante, pagandolo tantissimo, perché 23 milioni Sì, di euro d'accordo. è il valore del Tantissima giocatore, paga. anche qualcosa in più. Scusate, ma io ad oggi la reazione dei Fredkin è una reazione che non capisco. Se mi avessi preso il Thiago Santos, il Sule, il Chiesa, magari gli avrei detto: stiamo investendo comunque su giocatori forti giovani. Io ad oggi non sto vedendo nessuna reazione. È tardi? No, perché ci abbiamo ancora del tempo. Però attenzione, perché dalle altre parti il lavoro che stanno facendo, poi recuperarlo sarà difficile, eh. Perché se tu arrivi al 15 di agosto, al 30 di agosto senza la squadra completa e poi non andà a piangere che le prime giornate di campionato perdi punti, non andà a piangere se Napoli ti dà già 10 punti al giro d'andata, è perché Conte sta a lavorare, perché l'Inter sta a lavorare, perché Milan sta a fare uno squadrone, perché la Juve sta a fare uno squadrone. Io ad oggi, se tu mi costruisci la squadra per il quarto posto, non mi sta bene, perché da presidente tra i più ricchi del mondo gradirei che tu costruisca una squadra nel quarto anno per provare a vincere lo scudetto. Poi magari puoi arrivare anche terzo, perché vince solo uno, ragazzi. L'abbiamo visto nel tennis. Sinner è un fenomeno. A Wimbledon ai quarti è andato via. Djokovic è un fenomeno, non ha vinto. Ma noi alle finali del campionato, alle battute finali, non ci arriviamo da una vita. Sono Beh. 4 anni, devo ancora aspettare questo progetto e devo aspettare che se chiudono i conti, che Lukaku non va là perché non gli pagano, perché Dybala si accorda con l'Inter. Mediocrità. Basta. Mancini, Pellegrini, Cristante, Bove, Kasdorp, questi giocatori qui devono essere sostituiti. O li sostituisci in maniera veloce, ambiziosa e mi fai la squadra per arrivare tra le prime tre, poi va là al centro, decide il campo. Ma ad oggi la Roma sta facendo le stesse identiche cose che ha fatto da 3 anni a questa parte. La definizione di follia è ripetere sempre lo stesso comportamento pensando di avere un risultato diverso. Ad oggi la Roma sta ripetendo i comportamenti da sesto posto. Li cambierà nell'ultimo mese? Lo speriamo. Ma a me non mi sta manco bene la squadra per il quarto o quinto posto. Perché il quarto o quinto posto, l'Atalanta sono 10 anni che fa la squadra. La fa Napoli, l'ha fatta la Lazio. Perché a Roma un po' fa una squadra al quarto anno per provare a fare il secondo posto, il terzo posto? Perché mi devo accontentare del quarto posto che poi se punti al quarto, poi arriva sesto? Ma Certo. qua ad oggi ancora non c'è una chiara visione del progetto di questa Ma società, perché non parlano e non bravo, comprano. bravo, ma il problema principale io invece potrei pure accettare, ho detto no, la lotta al quarto posto vera stanno perché c'è una ricostruzione qui. Anno zero, sbagliato il progetto, evidente con Pinto e Mourinho, se riparto, ok. Ma il problema principale e qui devono capirlo in società che c'è una mancanza di rispetto ai tifosi della Roma. Perché voi parlate tramite i mezzi di comunicazione e fate uscire fuori le cose tramite i giornali, tramite... Ma qui bisogna parlare chiaramente ai tifosi. Qui è stato preso il nuovo direttore sportivo, non è stato presentato, una cosa mai successa in tutte le società mondiali. Qui sono venuti dei presidenti, non hanno detto né A e né B, una cosa mai successa in tutto il mondo, mai successo in tutti, anche per una questione di educazione, la prima almeno presentazione la vuoi fa, ok. E
De Rossi rinnova il contratto. Porca puttana, rinnovo del contratto. Cazzo, conferenza stampa, rinnovo del contratto. Ok? Neanche quella, perché purtroppo c'è da dirlo, siamo in ritardo su tutto. Siamo in ritardo su tutto. Per i tagli che sono stati fatti, per tutto quello che è successo, la Roma è in ritardo su tutto. E di conseguenza siamo in ritardo sul calciomercato perché Cristian dice sì al 31 agosto. Ma il 31 agosto è tardi, perché l'altro anno l'abbiamo visto, le prime 3 giornate di campionato, a Roma fa un punto. E se tu quelle prime 3 giornate di campionato che tu potevi fare almeno 7 punti, perché col Milan casa un pareggio non lo pià, e le prime 2 partite con Verona e Salernitana ne avevo vince, se tu facevi quei 7 punti, la Roma andava in Champions League. A posto del Bologna, perciò ogni punto è importante. E tu vai a giocare a Cagliari con una squadra comunque che è un gruppo che già si sta allenando tutto quanto. E vai a squadra che ancora rischi, se continui così, dannare con una squadra con i nazionali che arrivano in ritardo. Paredes arriverà agosto inoltrato. E Dybala è andata a sposare, ritorna i giocatori. E gli acquisti, se non ti sbrighi a farli, porca puttana, ma come ci vai a giocare a Cagliari e poi magari rischi campo de merda, prendi Nicola, prendi il punticino, 2 punti persi, capito? A Juventus, a terza giornata, c'hai una delle squadre più forti del campionato, a Torino, a Juventus Stadium. Porca miseria, porca miseria. Io, mo, ripeto, chiudiamo qua, poi volo di a volo, una battuta veloce sulla società. Qui io ti dico che a me continua a dire voci importanti che se la Roma era c'era quasi venduta adesso, a quella persona gli arrivava. Non gli è arrivata, perciò No, credo che non c'è non c'è una nessuna, non cessione c'è nessuna imminente, notizia del come dice almeno a noi, ma poi magari sia vero, però non c'è una cessione genere. Certo, noi imminente. sappiamo, cioè l'offerta del PIF sono 6 mesi che lo sappiamo che No, esiste, quindi se la Roma noi ne vuole essere parliamo da un venduta. anno dell'offerta di PIF, ti ricordi? Altro anno 850 milioni. Il problema è che la Roma non risponde, Quello che ci dicono è che può quindi. entrare un socio di minoranza che poi man mano può prendere tutto il pacchetto societario con la costruzione dello stadio e tutto quanto, però in un percorso. Però in questo momento, preciso momento, comunque continuano a dirci che i fracchi non vogliono vendere e a persone molto importanti non risulta una chiusura imminente. Comunque, Cristian, volevi dire qualcosa te sulla società? No, io in questo momento, ripeto, come tutti i tifosi da Roma, sogno che arrivi una proprietà che possa dimostrare qualcosa. Poi io leggo la chat, sinceramente, se siete contenti voi di questa proprietà, è giusto che continuate ad essere contenti, ma noi non critichiamo il calciomercato di quest'anno, noi stiamo criticando gli ultimi 7 calcimercato, che sono sempre gli stessi. Quindi se voi dopo 7 volte ancora credete a ste favole, svegliatevi e credeteci, io che vedevo di... Se era il primo anno, non è che stavo qua a lui a dire qualcosa, è il settimo calciomercato, ed è il settimo calciomercato che vediamo le stesse cose. Contenti voi, contenti tutti. Ok, va bene, mono.